Intanto diciamo che la Lega, per quanto riguarda questo provvedimento di non far disputare la partita Nocerina-Lecce, la Lega non può entrare nel merito quando si tratta di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, non ha responsabilità in questo senso la Lega? La giurisdizione sportiva è gestita dalla Lega, la giurisdizione dell'ordine pubblico è gestita dallo Stato tramite il Ministro dell'Interno, nel senso che la Lega ha il dovere di organizzare al meglio delle proprie possibilità i campionati, ma tutto quanto quello che attiene le presenze dello Stato e dell'ordine pubblico in generale è di competenza del Ministero. Non è che la Lega può opporsi, condividere le scelte del Ministero dell'Interno. D'altronde al Ministero dell'Interno, voglio dire, utilizzano dei parametri valutativi che a noi sfuggono. Certo, ci si è interrogati sul fatto che magari questa partita poteva essere disputata a porte chiuse oppure su un campo neutro. Diciamo, la prefettura di Salerno che ha emanato questo provvedimento non si è prima interfacciata con la Lega? No, assolutamente. È una diciamo, scelta che avrà tenuto presente una serie di valutazioni che non so quali possono essere, quindi avranno avuto i loro motivi, però noi non li conosciamo. Noi siamo tenuti esclusivamente a mettere in pratica le scelte che da loro adottate. Per finire, dottor Rizzo, così si può ipotizzare un recupero di questa partita? Qualche indiscrezione, faceva riferimento al 18 dicembre, a mercoledì 18 dicembre. Può essere già, un'ipotesi oppure bisogna lavorare attentamente anche sulla data del recupero? Sicuramente può essere un'ipotesi. Ovviamente, come avrete letto nella determina, il Ministero degli Interni dice trovate una data che dovrete convenire, la cui fissazione dovrete convenire con noi. Quindi sono passate pochissime ore e quindi sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, l'ufficio agonistica della Lega cercherà anche con l'ausilio, con il suggerimento delle società interessate, a individuare una gara che sia la meno scomoda per tutti e quindi poi porla all'attenzione del Ministero degli Interni perché possa essere fatta una fissazione ufficiale del recupero.